Bene, riprendiamo oggi il corso di matematica dell'anno scolastico 21-22 con un breve ripasso su quanto visto alla fine dell'anno scorso riguardante gli angoli invariati e le funzioni goniometriche fondamentali. D'accordo? Allora, quindi ripeterò piuttosto velocemente. Abbiamo visto che essenzialmente gli angoli possono essere misurati con due unità di misura diverse. Quella a cui eravate abituati di solito erano quelli in gradi, per cui per esempio l'angolo retto vale 90 gradi, quello piatto 180 e così via. Ok? Però c'è una misura pur mantenendo la stessa definizione di angolo, quella che useremo più diffusamente sarà quella in radianti. Ok? La quale si differenzia da quelle in gradi, a parte per i numeri che escono, quindi unità di misura diverse danno misure diverse. Ma per il fatto che in radianti sono concepibili anche angoli maggiori dell'angolo piatto, questa è la sua utilità principale. Ok? Come si definisce l'angolo in radianti? Beh, immaginate una circonferenza. Ok. Immaginate il centro della circonferenza, prendiamo il punto O, prendiamo una semiretta che esce da O. Ok? Che interseca la circonferenza, ad esempio, in un punto che chiamiamo A. È una seconda semiretta che esce sempre da O, che quindi definisce l'angolo in O, questo angolo, che interseca la circonferenza in un altro punto chiamiamolo B. Ora, OA è il raggio R, ok? Indichiamo con alfa, per esempio, l'angolo AOB. Questo angolo lo chiamiamo alfa. Ok? Fin qui niente di nuovo. Ora, chiamiamo angolo in radianti, questo rapporto, l'angolo in radianti è un rapporto tra lunghezze, è il rapporto tra la lunghezza dell'arco AB e il raggio. Un qualsiasi raggio, per esempio OB oppure OA. Quindi in sostanza è il rapporto tra, diciamolo in verde, questo segmento, questo percorso, la B, quindi proprio il tratto di circonferenza, questo, e la lunghezza del segmento OB che è il raggio. Quindi è questo oppure questo. Indifferente. Ok? Quindi è un rapporto tra lunghezze. Quindi, se ricordate qualcosa del corso di fisica dell'anno scorso, se divido lunghezza e diviso di lunghezza, l'unità di misura va via. Mettete che l'arco sia, che ne so, mezzo centimetro, il raggio è 2 centimetri, centimetri fratto centimetri, non mi rimane nulla. D'accordo? Quindi, a rigor di logica, l'angolo in radianti è privo di unità di misura. Perché è un rapporto tra grandezze omogenee. Per aiutare la memoria, per evidenziare il fatto che sto parlando di un angolo, si usa l'unità di misura in radianti, per ricordarmi che è un angolo. In realtà l'unità di misura radiante è un'unità di misura fittizia, perché l'angolo in radianti è un rapporto tra lunghezze. Ok? Quindi perché introdurre questa definizione nuova? Beh, perché essenzialmente questo tipo di operazione mi consente di immaginare un angolo più grande di quello giro, cioè posso percorrere la circonferenza molte volte, mentre l'angolo in gradi, più di 360 gradi, non c'è, cioè l'angolo giro 360. Quindi invece se l'angolo AB supera la lunghezza della circonferenza, quindi
vale più dell'intera circonferenza, l'angolo sarà maggiore dell'angolo giro, ma è un angolo ai radianti perfettamente concepibile. Non solo, ma per convenzione si prende il verso positivo, fatemelo disegnare in verde, quello antiorario. Questo è il verso positivo. Quindi posso anche immaginare un angolo orientato. Quindi se mi misuro gli angoli facendo ruotare per esempio il raggio da OA verso OB, avrò un valore positivo, mentre il verso orario viene preso come negativo. Quindi posso immaginare anche angoli negativi. D'accordo? Questo è un altro vantaggio che mi dà utilizzare le unità di misura in radianti. È abbastanza semplice, ci sono domande? È abbastanza semplice passare da un'unità di misura all'altra. Basta fissare due punti di riferimento. Quindi passare da angoli in gradi ad angoli in radianti e viceversa. È sufficiente notare che l'angolo nullo è uguale a zero sia in gradi che in radianti. In radianti in particolare, se A coincide con B, l'angolo è nullo perché AB diventa uguale a zero. Ok? Questo è il caso in cui A coincide con B. In quel caso l'arco AB ha lunghezza zero e quindi l'angolo sia in gradi che in radianti vale zero. Questo è facile vederlo, no? Facciamo il caso diametralmente opposto, cioè se invece ho l'angolo giro, okay, allora in gradi, questo lo sapete già, questa è una convenzione, la misura di 360 gradi per l'angolo giro risale all'epoca all'astronomia mesopotamica, 3000 anni prima di Cristo circa. Usavano un sistema che andava di 60 in 60. Noi usiamo un sistema decimale, le civiltà mesopotamiche usavano un sistema sessagesimale perché era molto più facile trovare i sottomultipli di 60 rispetto a quello di 10. Cioè c'era facilità nel fare i calcoli, soprattutto nel gestire le frazioni. E noi ereditiamo l'unità di misura di 60, quello che usiamo per esempio per le ore e minuti, da quell'epoca. Quindi, ripeto, l'angolo giro in gradi vale 360 per convenzione, per motivi culturali barra storici. Okay? In radianti, come lo calcoliamo? Beh, utilizziamo la definizione. Fatemi rifare il disegno di prima. Abbiamo la nostra circonferenza. Okay? In questo caso, se ridisegno in verde, rievidenzio in verde la circonferenza, questa volta devo prenderla tutta. Perché il nostro arco adesso copre l'intera circonferenza. Quanto vale la circonferenza? Beh, la misura della circonferenza vale 2 volte pi greco per il raggio R. E poi abbiamo al denominatore il raggio R della circonferenza stessa. Vedete, come abbiamo visto anche prima, che in questo caso la presenza del raggio può essere eliminata, posso semplificarla. La lunghezza va via, mi rimane solo 2 pi greco. 2 pi greco senza unità di misura. Per convenzione, torno a ripetere, lo chiamiamo radianti, ma solo per ricordarmi che è un angolo. In realtà potremmo chiamarlo 2π greco e basta. Ok? Tutto chiaro fin qui? Benissimo. È chiaro che quando passo da un'unità di misura di una data grandezza da una scala ad un'altra, il valore numerico che attribuisco
quanto voglio misurare, nel nostro caso specifico, un angolo, okay, è tale che la grandezza rimane la stessa, ma i numeri cambiano perché le scale sono diverse. Faccio un esempio: se devo misurare la lunghezza del tavolo in centimetri, che ne so, avrò, questo qui sarà lungo 60-70 centimetri, se devo misurarlo in pollici sarà 100-110, non so, dipende, o di meno, non mi ricordo quant'è il pollice, però il numero è diverso, ma la grandezza è la stessa, perché le scale di misura sono diverse. Okay? In ogni caso, la grandezza che devo misurare sarà proporzionale a un rapporto di scale, cioè a quanti, nel nostro caso, pollici corrispondono a un centimetro e viceversa. Okay? Quindi si tratterà di stabilire una proporzione da cui discende il passaggio da una scala a un'altra. Okay? Quindi l'angolo nostro in gradi, e usiamo il tondino per indicare il fatto che lo usiamo in gradi, è proporzionale all'angolo giro 360, come lo stesso angolo ma misurato in radianti, fatemelo scrivere in minuscolo, è in proporzione all'angolo giro in radianti, che abbiamo appena visto che è 2 pi greco. Ok? Qui abbiamo 360 da una parte e 2 pi greco dall'altra, potremmo anche moltiplicare per 2 e semplificare, e ottengo che l'angolo in gradi sull'angolo piatto 180 ha lo stesso rapporto che se dividessi l'angolo in radianti, lo stesso angolo, attenzione, diviso pi greco. Con questa relazione posso facilmente passare da un angolo, dalla misura di un angolo in un'unità all'altra e viceversa. Facciamo l'esempio: se ho un angolo di 90 gradi, quindi l'angolo retto, come faccio a determinare il valore dell'angolo in radianti? Beh, inserisco in questa relazione l'angolo che conosco e trovo la misura che mi serve, quindi avrò 90 fratto 180 che mi dà l'angolo in radianti fratto pi greco. 90 su 180 fa un mezzo, quindi l'angolo retto in radianti vale pi greco mezzi, è sufficiente moltiplicare per pi greco a destra e a sinistra, e così via. Non dico niente di nuovo, mi auguro, no? Cioè sto ripetendo quello che ho visto l'anno scorso. Per semplicità possiamo costruirci una tabella che ci sarà sicuramente utile in diversi casi. Se mettiamo a sinistra l'angolo in gradi e a destra l'angolo in radianti, mettiamo angoli tra virgolette notevoli, a breve vedremo perché notevoli, l'angolo nullo vale 0 in entrambi i casi, 0 gradi e 0 radianti e viceversa. Okay? Poi un angolo importante, abbiamo visto, sono 30 gradi. Okay? Se inserisco il 30 nella relazione di prima, questa qua sopra, okay? 30 su 180 fa un sesto, okay? Quindi avrò analogamente pi greco sesti, o un sesto di pi greco se preferite. 45 gradi, la metà di 90, se 90 era pi greco mezzi, 45 sarà pi greco quarti. Poi un altro angolo importante sono 60 gradi, che sarà il doppio di 30, quindi sarà il doppio di pi greco sesti, quindi pi greco terzi. E di nuovo 90 gradi, abbiamo già visto pi greco mezzi. Okay. Potremmo prendere per esempio, che ne so, il doppio di 60, 120 gradi. Quindi sarà il doppio di pi greco terzi, quindi 2 terzi di pi greco. 180 l'abbiamo già visto, è pi greco, il doppio di 90, quindi il doppio di pi greco mezzi. Poi 270,
tre volte pi greco mezzi, quindi 3 mezzi di pi greco, e anche 3,60 l'avevamo già visto, che è 2 pi greco, e così via. Ok? Domande, serve che ripeto qualcosa? Bene. D'accordo? Abbiamo anche visto uno strumento che ci sarà molto utile, che è la circonferenza goniometrica, cioè un sistema per fissare punti nel piano che individuano determinati angoli. Di questo però parleremo un attimo tra un attimo. Guarda. Fin qua non ci sono problemi. Perché sono importanti gli angoli? Perché in natura, ecco, molte grandezze, pur non essendo angoli, si comportano come angoli. D'accordo? E queste grandezze intervengono, come abbiamo visto anche l'altra volta, in fenomeni periodici, cioè fenomeni che assumono la stessa configurazione a intervalli di tempo regolari. In questo tipo di fenomeni, uno strumento fondamentale per analizzare, quindi comprendere il fenomeno, sono le funzioni degli angoli, le funzioni goniometriche o funzioni angolari, se preferite. Ok? E perché? Perché assumono un'importanza cruciale nel stabilire quali sono le proprietà che regolano questo tipo di processi. Quindi hanno importanza dal punto di vista matematico di per sé, e anche dal punto di vista delle loro applicazioni in ambito scientifico. Tipicamente le vedremo molto, applicate molto in fisica. D'accordo? Quali sono le funzioni goniometriche fondamentali? Andiamo a vederle velocemente, ripeto. Goniometrica significa che è relativo alla misura degli angoli. Abbiamo visto l'anno scorso che se prendo un triangolo, per esempio un triangolo rettangolo, il triangolo rettangolo è più facile perché posso applicare il teorema di Pitagora, ok? Allora, i rapporti tra i lati sono funzioni che dipendono solo dagli angoli. Mi spiego meglio. Qui diamo il nome ai vertici A, B e C. Immaginate di misurare i lati AB, BC e AC. Ok? E poi prendiamo un triangolo che abbia la stessa forma, cioè gli stessi angoli interni, ma sia un po' più piccolo. Come possiamo farlo? Beh, è sufficiente prendere una retta, per esempio, parallela a CD. Prendiamo questa. E tagliamo questo triangolo in modo da costruirne uno un pochino più piccolo. Questo chiamiamolo B' e questo C'. Ora, per come è fatto il triangolo, come sono fatti i due triangoli, l'angolo in A, quindi CAB, è identico a C' AB', perché è proprio lo stesso angolo. Quindi i due triangoli ACB e AB'C' hanno l'angolo in A in comune. Ok? Poi l'angolo in C', quindi questo angolo, è congruente all'angolo in C. Perché? Perché sono angoli corrispondenti delle due rette CB e CB' tagliate dalla trasversale AC. Idem gli angoli, in verde, no? B' e B. Inoltre questi sono entrambi retti perché sono l'intersezione di un'unica retta con due parallele. D'accordo? Quindi questi due triangoli hanno lati diversi perché AB' non è lungo come AB e AC' è diverso da AC e così via, ma hanno gli stessi angoli interni. Quindi si dice che hanno la stessa forma. O più tecnicamente sono simili, quindi A, B, C, il triangolo ABC è simile a A, B' C'.
hanno gli stessi angoli interni. L'angolo in C è congruente all'angolo in C' e l'angolo in B è congruente all'angolo in B'. D'accordo? Ok? Utilizzando il teorema di Talete, qui vado un po' veloce, si può dimostrare che in base a questo fatto, che essendo i due triangoli con gli stessi angoli interni, il rapporto tra lati corrispondenti nei due triangoli sono esattamente dello stesso valore. Mi spiego meglio. Se faccio il rapporto tra, che ne so, le due ipotenuse, quindi AC' diviso AC, l'ipotenusa del triangolo piccolo diviso l'ipotenusa del triangolo grande, ottengo lo stesso numero che se faccio il rapporto tra il cateto orizzontale AB del triangolo grande diviso il cateto orizzontale AB' del triangolo piccolo. Oppure, cioè il contrario, devo mantenere lo stesso ordine, se no la cosa non funziona, grande sopra, piccolo sotto, ovviamente. Oppure cateto verticale del triangolo piccolo AC' fratto cateto verticale del triangolo grande BC', oppure BC. Ok? Possiamo, questo lo, dal teorema di Talete. Sul rapporto tra segmenti corrispondenti su due rette tagliate da un fascio di rette parallele. Okay? Questa relazione però, nei diversi termini, cioè dalla stessa parte dell'uguale, quindi in realtà questa, mescola grandezze relative a triangoli diversi. Possiamo modificare leggermente queste relazioni in modo tale che da una parte e dall'altra dell'uguale ci siano grandezze dello stesso triangolo. Prendiamo per esempio la prima relazione, questa. Okay? Se divido per AB' e moltiplico per AC, cosa ottengo? Anzi, il contrario, posso scrivere per esempio che moltiplico per AB e divido per AC', ottengo che AB fratto AC vale quanto AB' fratto AC'. Ok? Torniamo a vedere la figura un secondo. AC è l'ipotenusa, AB è il cateto orizzontale. Questo cosa significa? Significa che se faccio il rapporto tra cateto orizzontale e ipotenusa, che lo faccio nel triangolo grande o in quello piccolo, il valore è lo stesso. Da cosa dipende questo rapporto? È facile rendersi conto che se io ad esempio tenessi fermo AB e cambio la posizione di C, quindi cambio la lunghezza dell'ipotenusa, questo rapporto cambia. Ma se cambio la posizione di C, cambia quest'angolo. Quindi questa relazione, questo rapporto tra lati, è funzione solo dell'angolo alfa. È una funzione angolare, una funzione goniometrica. Non importa quanto grande è il triangolo o quanto piccolo è, posto che abbia quell'angolo, quella misura di angolo, il rapporto tra cateto adiacente all'angolo e ipotenusa sarà sempre lo stesso. D'accordo? Per questa ragione a questo rapporto si dà un nome speciale. Okay, chiamo il rapporto tra il cateto adiacente all'angolo alfa diviso l'ipotenusa lo chiamo coseno dell'angolo alfa. Questa è la definizione della prima funzione goniometrica che incontriamo. Nello stesso modo posso lavorare quel cateto opposto all'angolo alfa.
vediamo se riesco a copiare questa parte così senza doverla scrivere un'altra volta. Ecco. Se anziché lavorare col cateto adiacente lavoro col cateto opposto, quindi cateto opposto ad alfa fratto ipotenusa, definisco questo rapporto come funzione seno dell'angolo alfa, in inglese SIN o se preferite SEN in italiano, come volete. Ok? E da ultimo posso anche immaginare il rapporto tra i due cateti. Se prendo il cateto adiacente, anzi il cateto opposto all'angolo alfa fratto il cateto adiacente, ho quella che si chiama la tangente dell'angolo alfa. Il rapporto inverso invece, per completezza vediamo anche quello, il cateto adiacente ad alfa fratto il cateto, questo è una T, opposto, si chiama cotangente dell'angolo alfa, che quindi è uguale a 1 fratto tangente di alfa. È il suo inverso. Ok? Quindi se torniamo alla figura, posso andare avanti? Certo. Allora, fatemi ripetere. Prendo un triangolo rettangolo. Ho le misure dei tre lati e dei triangoli. Ok? Se faccio il rapporto tra, considero uno degli angoli acuti, quello retto non ha molto senso, uno dei due angoli acuti, e prendo il cateto adiacente a quell'angolo, diviso l'ipotenusa, ho il coseno dell'angolo. Se prendo il rapporto tra il cateto opposto a quell'angolo, diviso l'ipotenusa, ho il seno dell'angolo. Se prendo il rapporto tra il cateto opposto all'angolo, diviso quello adiacente, ho la tangente dell'angolo. Adesso lo vediamo un pochetto meglio. Ripeto, riprendiamo il disegno di prima, il nostro triangolo rettangolo. Eccolo. A, B e C. L'angolo retto è quello in B. In A ho l'angolo alfa. Okay. Se prendo il cateto AB fratto l'ipotenusa AC, questo mi dà il coseno di alfa. Se faccio il rapporto tra il cateto opposto BC fratto l'ipotenusa AC, questo mi dà il seno dell'angolo alfa. Se prendo il rapporto tra il cateto BC fratto quello opposto adiacente AC, AB scusate, AC fratto AB, questa mi dà la tangente dell'angolo alfa. Scriviamola in maiuscolo, anche meglio. E se invece prendo l'inverso, il cateto AB fratto BC, ho la cotangente dell'angolo alfa. Certo, prego. Chiaro? Vediamo ancora un attimo. Sì. È chiaro che gli angoli, come gli angoli in un triangolo rettangolo, gli siamo focalizzati sull'angolo alfa, possiamo fare la stessa cosa sull'angolo in C, solo che per l'angolo in C
i due ruoli dei due cateti si scambiano. Il cateto opposto ad alfa, che è questo, sarà quello adiacente a quello in C e viceversa. La geometria euclidea elementare ci dice che l'angolo acuto in A e l'angolo acuto in C tra di loro sono parenti stretti, non sono indipendenti. Perché? Perché dato che la somma degli angoli interni di un triangolo rettangolo, di un triangolo qualsiasi, è 180 gradi, la somma dei due angoli acuti, se tolgo 90 e 180, è 90 gradi, quindi due angoli, alfa e l'angolo in C, sono complementari. Ok? Ma se i due angoli sono legati tra di loro, le funzioni seno e coseno e tangente, okay, visto che sono funzioni solo degli angoli, anche queste saranno legate tra di loro, non saranno indipendenti. Angoli, tra virgolette, legati, che hanno una relazione, avranno funzioni goniometriche che anche queste avranno tra di loro particolari relazioni. Ok? Ah, non solo, ma all'interno di uno stesso triangolo, se considero il cateto opposto e il cateto adiacente, anche questi tra di loro sono legati. Da che cosa? Dal teorema di Pitagora. Ok? Immaginate di avere una tavola, un asse di legno. Okay? Potete inclinarla come volete, quindi potete cambiare l'angolo alfa. Okay? Ma a seconda dell'inclinazione di alfa, a parità di AC, avrete i due cateti AB e DC, che non saranno indipendenti tra di loro. Dalla misura di AB posso ricostruire quella di BC e viceversa. Il loro legame tra i due cateti è dato dal teorema di Pitagora. Questo si traduce in una relazione molto importante, detta prima relazione fondamentale della goniometria, tra le funzioni goniometriche dello stesso angolo. Ok? La vediamo velocemente. Che cosa dice il teorema di Pitagora? È proprio perché per poter usare il teorema di Pitagora che si introducono le funzioni goniometriche utilizzando triangoli rettangoli. Allora, fatemi rifare il disegno velocemente. A, B, C. Il quadrato costruito sull'ipotenusa, AC alla seconda, è equivalente, cioè alla stessa superficie, dei quadrati costruiti sui cateti sommati tra di loro. Fin qui non c'è problema, giusto? Adesso immaginate di prendere questa relazione e di dividerla per l'ipotenusa al quadrato. Divido tutti i termini a destra e a sinistra per AC quadro. Cosa ottengo? Beh, a sinistra ho AC alla seconda fratto AC alla seconda, a destra ho AB alla seconda più BC alla seconda fratto AC alla seconda. AC alla seconda diviso AC alla seconda fa 1. A destra, anziché avere una frazione, la divido in due parti. Ho AB al quadrato diviso AC al quadrato più BC al quadrato diviso AC al quadrato. Ovvero sia, il quadrato di AB fratto AC più il quadrato di BC fratto AC. Ma abbiamo appena visto che AB su AC è il coseno di alfa. Questo rapporto è il coseno di alfa. Mentre BC su AC è il seno di alfa. Quindi qualunque sia l'angolo, non abbiamo fatto nessuna ipotesi sul valore di alfa, ho che la somma tra il quadrato, si scrive il 2 qui in alto a destra, dell'angolo più il quadrato del seno dell'angolo deve dare 1. Questo non è altro che una conseguenza diretta del teorema di Pitagora applicato alle funzioni goniometriche e prende il nome di prima
relazione fondamentale. Relazione o identità, se preferite, fondamentale della goniometria. Qualunque angolo io abbia, se ne calcolo il coseno, ne calcolo il seno, gli elevo il quadrato, gli sommo, necessariamente il risultato è 1. Questo stabilisce un legame tra le due funzioni goniometriche, seno e coseno. Se ho un qualsiasi angolo io abbia, ok, questo angolo non può avere qualsiasi seno coseno. Se ha un valore per il seno, il suo coseno deve soddisfare questa relazione e viceversa. Ops. Bene, continueremo la prossima volta.